Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questi simpaticissimi piccoli coniglietti amigurumi. È un progettino veloce e divertente da fare, lo possiamo fare in molti colori e utilizzando qualunque filato. Per esempio, utilizzando il cablè numero 5 e un uncinetto più sottile potrebbe essere un bellissimo portachiavi. Come sempre aspetto i vostri messaggi e di sapere cosa ne pensate di questo nuovo progettino ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare questo coniglietto io ho utilizzato il Cotton Light della Drops in due colori, un uncinetto da 3 mm, un uncinetto da 3,5 mm, una forbice, un ago da lana, dell'ovatta e due occhietti di sicurezza. Ma per gli occhietti potete utilizzare qualunque altro tipo di occhietti che preferite. Iniziamo con la testa, lavoriamo un anello magico e se vogliamo possiamo farlo doppio. Se non sapete come fare l'anello magico doppio, ho fatto un tutorial in merito, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1 2 3 4 5 6. Lavorati 6 punti, chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un marker o con un filetto. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1 e termineremo il giro con 12 punti. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, un punto in ogni punto per due volte e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Il quinto giro termina con 30 punti, dal sesto all'undicesimo giro lavoriamo questi 30 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel dodicesimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo le mezze catenelle verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel tredicesimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Inseriamo gli occhietti e li inseriamo tra il decimo e l'undicesimo giro. E una volta inserito un occhietto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto punto inseriamo il secondo occhietto. E li fissiamo all'interno con gli stop. Riempiamo bene con l'ovatta e proseguiamo. Nel giro 14 lavoriamo un punto e una diminuzione.
e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Se necessario riempiamo con un altro po' di ovatta. E nel quindicesimo giro lavoriamo 6 diminuzioni. Una, due, tre. Nel sedicesimo giro invece lavoriamo 6 aumenti, 2 punti in ogni punto e terminiamo il giro con 12 punti. 1, 2 e nel diciassettesimo giro lavoriamo i 12 punti che abbiamo, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 18 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Nel diciannovesimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo anche il corpo con l'ovatta. E nel ventesimo giro lavoriamo 6 diminuzioni. Uno, due e così rimaniamo con 6 punti. Tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo, togliamo il segno punti, infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il forellino passando per la mezza catenella esterna dei 6 punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. Tiriamo e chiudiamo il forellino, passiamo ancora tramite qualche punto e una volta che abbiamo girato intorno un paio di volte, così possiamo nascondere il filo attraverso la lavorazione. E tagliamo. Se non usate gli occhietti di sicurezza potete usare dei bottoni o delle perline e cucirli alla fine del lavoro. Per le zampe lavoriamo i primi 3 giri come abbiamo lavorato per la testa, quindi in un cerchio magico nel primo giro lavoriamo 6 punti, nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti e terminiamo con 12 punti e nel terzo giro lavoriamo un punto, un aumento e ripetiamo per tutto il giro e terminiamo con 18 punti. Nel quarto giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo con l'ovatta
Una volta riempito bene, nel giro 6 lavoriamo un punto, una diminuzione e ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione. E nel settimo e ultimo giro lavoriamo due punti, uno, due e una diminuzione. E ripetiamo un'altra volta, due punti, una diminuzione. Una volta finito il giro, tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire la zampa al corpo. Estraiamo il filo e togliamo il segnapunti. E come questa zampetta, ne facciamo un'altra identica. Per le braccia, nei primi due giri lavoriamo come per la testa, quindi facciamo un cerchio magico. Nel primo giro lavoriamo 6 punti e nel secondo 6 aumenti e terminiamo con 12 punti. Nel terzo giro lavoriamo un punto e una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Quando lavoriamo molte diminuzioni in un giro o pochi aumenti, il lavoro tende ad arricciarsi su se stesso e quindi lo dobbiamo rigirare perché il dritto è quello che rimane all'interno. Riempiamo con un po' di ovatta. Nel giro 4 lavoriamo due punti. Uno, due e una diminuzione. E ripetiamo un'altra volta, due punti, una diminuzione. Il quarto giro termina con 6 punti. Nel quinto giro lavoriamo questi 6 punti, punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Lavorati i 6 punti, tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire le braccia al corpo. Estraiamo il filo, lo infiliamo in un ago senza punta e, come abbiamo fatto per il corpo, chiudiamo il forellino passando tramite le mezze catenelle esterne dei punti che ci rimangono. E come questo braccetto ne facciamo un altro identico. Per le orecchie prepariamo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo e tiriamo. Lavoriamo 2 catenelle e nella prima catenella lavorata lavoriamo 2 punti bassi. 1, 2. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 2 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Uno, due. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto. 4 punti. 1, 2, 3 e 4. Se non vi sentite sicuri nel riconoscere i punti nella lavorazione a righe, mettete un segnapunti nel primo e nell'ultimo punto della riga per poterli identificare. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella, un punto basso, un aumento, quindi 2 punti bassi nel secondo punto, e 2 punti. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 2 punti, uno, due, un aumento, e 2 punti.
Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo due punti, 1, 2, un aumento, e terminiamo la riga con 3 punti, 1, 2, 3. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, 3 punti, 1, 2, 3, un aumento e 3 punti. 1, 2, 3. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3, un aumento e 4 punti. 1, 2, 3, 4. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4, un aumento e 4 punti, 1, 2, 3, 4. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo una diminuzione e la lavoriamo saltando il primo punto, quindi salto un punto e nel successivo un punto basso. Poi lavoriamo 6 punti, 1, 2, 6 e una diminuzione, salto un punto e nell'ultimo lavoro un punto basso. Una catenella, giriamo il lavoro, una diminuzione, salto un punto basso, 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione, salto il penultimo punto e nell'ultimo lavoro un punto basso. Giro il lavoro, una diminuzione, quindi salto un punto basso, un punto basso ed ora saltiamo due punti, 1, 2 e nell'ultimo un punto basso. Così. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Questo è il risultato. Come questo pezzo ne facciamo uno identico del secondo colore e adesso vediamo come unirle. Prepariamo un nodino iniziale con il colore primario, estraiamo l'uncinetto, entriamo nel primo punto che abbiamo lavorato nella prima catenella, sia del pezzo davanti che del pezzo dietro. Estraiamo l'asola, lavoriamo una catenella. Ed ora lavoriamo tutto un giro di punti bassi, un punto per ogni riga, prendendo sia il pezzo davanti che il pezzo dietro. E lavoriamo un punto per ogni riga, in questo modo. Controlliamo di prendere lo stesso punto sia davanti che dietro, quindi di essere sulla stessa riga. E nella parte bassa dell'orecchio possiamo fare qualche aumento, uno da una parte e uno dall'altra, per fare la curva qui sotto. Per il resto lavoriamo sempre un punto in ogni punto. Lavorato tutto il giro, tagliamo il filo un po' lungo per fare la chiusura invisibile. Con un ago senza punta creiamo la chiusura invisibile
entrando in tutta la catenella del primo punto e al centro della catenella dell'ultimo punto. Se non sapete come lavorare la chiusura invisibile, ho fatto un tutorial specifico che vi lascio linkato nell'angolo in alto a destra. Facciamo ruotare questo giro di punti bassi in questo modo per dare la forma giusta all'orecchio. Qui dietro facciamo un nodino e teniamo il filo lungo per cucire l'orecchio alla testa. E come questo orecchio ne facciamo un altro identico. Per il fiorellino prepariamo un cerchio magico, lavoriamo 2 catenelle, in questo caso la prima catenella è quella con cui abbiamo fatto il cerchio magico, 2 punti alti nel cerchio, 1, 2, 2 catenelle e un punto bassissimo nel cerchio. E questa è la ripetizione che ripetiamo. Questo è un petalo e ripetiamo questa ripetizione per altre 4 volte. Quindi 2 catenelle, 2 punti alti, 1, 2, 2 catenelle, un punto bassissimo nel cerchio. E ripetiamo questa ripetizione in tutto per 5 volte. Lavorate le 5 ripetizioni, tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo il filo e lo passiamo dietro attraverso il cerchio magico, così, e tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo. E questo è il risultato. Per il fiocco utilizziamo un uncinetto di mezza misura in più, quindi io utilizzerò il 3,5 e lavoriamo 20 catenelle. 3, 4, 5, 19, 20. Controlliamo che non siano arrotolate e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo. Così. Lavoriamo 1 catenella e un punto basso in ogni catenella, partendo da quella in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. 1, 2, 3 e 20. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. E ripetiamo la riga 1 per altre 2 volte, quindi nella riga 2 e nella riga 3 lavoriamo allo stesso modo. Lavorate le 3 righe, lavoriamo 1 catenella di sicurezza e tagliamo il filo molto lungo. L'inizio del giro lo lasciamo dietro, così, e con il filo lungo che abbiamo tenuto creiamo il fiocchetto tirando bene, facendo dei giri intorno e tirando molto bene. Fino ad ottenere la forma che ci piace. Per esempio così. Qui dietro facciamo un nodo. E il fiocchetto è pronto. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, vediamo come cucire il coniglietto. Per prima cosa cuciamo le gambe e le cuciamo in modo che il coniglietto possa rimanere seduto. E le cuciamo prendendo un punto sulla gamba e un punto sul corpo. In questo modo.
Allo stesso modo cuciamo anche l'altra. Facciamo uscire i due fili con cui abbiamo cucito le gambe dallo stesso foro di lavorazione e tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno dell'amigurumi. In questo modo saldiamo e nascondiamo qualunque filo dei nostri amigurumi. Cuciamo le braccia proprio tra la testa e il corpo con un paio di punti. Portiamo il filo fuori da uno dei fori dietro e allo stesso modo cuciamo anche l'altro braccio. Cuciamo il fiocchetto in posizione e usiamo il filo che abbiamo utilizzato per fare la parte centrale. Diamo 3 o 4 giri intorno al collo per simulare il papillon e un paio di punti qui dietro per fissarlo. Annodiamo e nascondiamo il filo. Le orecchie le cuciamo tra il quinto e il sesto giro e leggermente indietro rispetto alla metà della testa. E per cucirle diamo giusto un paio di punti. Entrando nella testa e uscendo nel punto centrale qui sopra. E diamo due punti. Tutti nello stesso punto. Cuciamo il fiorellino e il nostro coniglietto è pronto. Io trovo che questi coniglietti siano super dolci e super simpatici. Li possiamo aggiungere a una composizione, li possiamo utilizzare per qualcosa che riguarda un neonato, per esempio. Potrebbero essere una bellissima bomboniera e, se fatti con il cablè numero 5, potrebbero essere dei bellissimi portachiavi. Era da tanto che non facevo un amigurumi e me l'avete chiesto in molte. Spero con questo coniglietto di aver soddisfatto la vostra voglia di amigurumi. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti qui sotto al video. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. E se siete già iscritte, grazie mille! Come sempre vi ringrazio moltissimo di aver seguito anche questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!